Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Allora, mercoledì mattina sono le 8. Io sono in piedi già da tantissimo tempo. Nel frattempo ha terminato anche la lavastoviglie. In più sta andando anche la lavatrice, ha appena terminato anche l'asciugatrice. Spesso mi chiedete, Sabri, ma non ti salta la luce? No, ragazze, per chi magari non mi ha seguito nei video scorsi oppure per le nuove, noi abbiamo aumentato i kilowatt a 6 kilowatt, mi sembra, perché appunto io quando sono a casa attacco tutto, perché lavorando cerco di stringere i tempi e quindi abbiamo deciso di aumentare i kilowatt. Vi dico la verità, non abbiamo visto questa grande differenza in bolletta. Poi comunque abbiamo anche il piano di induzione e quindi mentre cucino, comunque. Sono andati tutti gli elettrodomestici stamattina. Adesso sta andando la lavatrice dei chiari, io sono in fase pulizie, ho terminato anche lui, adesso lo devo buttare, questo qui Vicinet profumo gel 100% pulizia, buono, mi sono trovata molto bene come profumo anche, però preferisco di più perché ne ho un altro qui nel mio mobile, questo qua. Questo che ho visto che ha preso anche Nancy, che comunque è già a metà perché ho fatto un po', lui è nella edizione limitata, rimane come profumazione molto più leggera rispetto a questa qui che la sento più importante, più presente. Allora, io stamattina ho fatto un sacco di cose, ho anche pulito sotto alla mia dispensa e ho, ragazze, dovuto buttare alcune farine. Infatti qui c'è ancora il mondo, ho sporcato tutto perché erano scadute farina d'avena, diciamo erano tutte farine che mi erano state date dall'altra nutrizionista e purtroppo non facendo più tanti miscugli, tante colazioni particolari perché mangio o biscotti secchi o fette biscottate o cereali, cioè classiche, senza spendere un sacco di soldi, purtroppo mi sono scadute e quindi ho eliminato tutto. Erano, diciamo, ormai alla fine i pacchetti, per fortuna, e ho fatto un po' una bella pulizia. Infatti qui ho lavato anche questo qui è da buttare. I contenitori che diciamo sono avanzati e adesso li sistemerò in qualche mobile perché comunque sto facendo un bel po' di decluttering all'interno dei mobili e sto cercando di sistemare sempre all'interno dei mobili con ceste in vimini, avete visto. Adesso ho sistemato, diciamo, alla bene meglio anche qui sotto e poi appena un attimo voglio andare a prendere delle altre ceste in modo che sia tutto uguale. Adesso vi faccio vedere, ma è, diciamo, tutto un po' così approssimativa la cosa. Eccola qui, ragazze, la dispensa. Allora, come vi dicevo, è tutto un po' campato in aria, nel senso che io voglio andare a prendere delle altre di queste. Questa qui mi è avanzata dal bagno e sistemare tutto con queste ceste, diciamo la parte della dispensa perché è una linea che a me piace tantissimo e poi piace. A me piace tenere proprio tutte le cose uguali. Al momento ho questa qui e la toglierò e la andrò a sistemare, diciamo, in un'altra zona della casa che ho già in mente. Allora, qui ho tutte le cose a portata di mano che devono essere terminate. Vabbè, biscotti, barrette sono cose che noi utilizziamo tutti i giorni. Poi qui ho una farina per i dolci e ho pensato oggi di fare un dolce fatto in casa da me in modo da finirla. E dietro ho il farro che devo assolutamente iniziare a mangiare. E qui ho questa diciamo crema light che io ho presi su Amazon al cioccolato, è 0 calorie. Cioè,
ce l'ho già da un po', ne ho pochissima, quindi voglio terminarla in questi giorni. Poi qui ho il miele, al momento mi è stato tolto dal dottore, dal nutrizionista, perché io avevo abusato tantissimo di dolci, di zuccheri, quindi me l'ha eliminato, però fine ottobre torno e vedo se me lo può dare, perché ai miei non è che piaccia tantissimo. Ma al momento posso anche magari mangiarne poco sulle fette biscottate. Lì ho dei semini che voglio terminare, che vanno diciamo nelle insalate, almeno io le ho utilizzate così. Quindi qui ho queste cose qua. Qui ho una confezione di marmellata nuova che posso già mettere nel frigorifero, visto che quella di mio marito ormai è terminata. Qui ho dei taralli ancora da sabato, quando sono venuti i miei amici, quindi li ho messi qui in modo che li mangi mio marito, perché io non li mangio. Qui ho le mie amatissime wasa. Voglio cercare anche il contenitore, perché esiste il contenitore anche per queste cose, e in modo da tenerle più ordinate. Lì ho tutti i biscotti secchi, perché noi siamo degli amanti di biscotti secchi. Infatti li ho messi anche all'interno della zucca. Io ne mangio 6 al mattino, mia figlia se ne sta mangiando un'infinità con il burro di arachidi. E poi qui ho, vabbè, il pane di mia figlia che è aperto. Qui ho queste friselle aperte che devo terminare. Sicuramente le faccio stasera con della mozzarella e dei pomodorini, visto che ancora non è arrivato il freddo freddo, e lì ho le fette biscottate. Qui in basso invece ho l'acqua, poi ho questi spaghetti che io ho presi un po' di tempo fa, che hanno pochissime calorie, magari eventualmente provo a farli oggi, così me li tolgo. Hanno solo 11 kcal per 100 grammi, quindi li posso tranquillamente mangiare. Qui ho dei taralli, ma porca paletta, c'è sempre della mollica. Ho i Weetabix, i miei amati Weetabix. Insomma, ho, diciamo, sistemato al momento così, però, come vi dicevo, voglio prendere delle altre di quelle, in modo da sistemare bene bene tutto quanto, perché il mio obiettivo è quello di sistemare bene gli interni. E quindi sto facendo queste cose qui, sto pulendo, sto cercando di organizzare bene anche, come dicevo, gli interni dei mobili. Voglio risistemare di nuovo la mia dispensa, perché è un po' incasinata, è un po', diciamo, i barattoli alcuni sono vuoti, qui voglio sistemarla. Alcuni di voi mi chiedono ancora dove ho preso queste scalette in legno. Queste si possono unire, una all'interno dell'altra. Questi qui li ho le presi su Amazon, non so se ci sono ancora, ma sono veramente stupende, davvero molto comode e belle da vedersi. Ma questa zona qui la devo appunto risistemare. E adesso vedo se ne ho voglia, lo faccio oggi, altrimenti questo weekend. Niente, ragazze, io adesso pulisco. Cioè, guardate qua cosa mi ha combinato anche la farina. Lì c'è un bimbo che ormai, quando arriva l'inverno, è come la sua mamma. Dicono che i cani somigliano ai padroni. Secondo me è vero, perché lui è un cane anche molto vivace, un po' come me. Io sono iperattiva come me. E comunque, ieri sera abbiamo mangiato la pizza, l'abbiamo presa in una pizzeria che non la ordinavamo più da tanto tempo, ma ieri sera, ieri era martedì, avevo una voglia di pizza, ragazze. E vabbè, oggi ritorno alla mia alimentazione, poi se riesco, se il tempo permette, perché qui piove, vado ad allenarmi. Comunque, stamattina mi faccio aiutare dal mio nuovo amico robottino della Prochenik. Questa volta, ragazze, a differenza di tutte le altre volte, l'ho testato già da ce l'ho già da boh, una settimana, e vi dico che la Prochenik hanno fatto uno studio e hanno migliorato tantissimo i loro prodotti. Questo robottino è qualcosa di molto valido. Comunque, adesso io sistemo alcune cose, tiro su tutto, perché io di solito amo mandare il robottino con tutto su quando ho tempo. Quando non ho tempo lo faccio andare, anche con le cose giù, perché questo robottino, ragazzi, già da subito, perché a differenza delle altre volte ho voluto prima testarlo, non sbatte contro gli ostacoli, quindi potete tranquillamente lasciare tutto giù, andare a lavorare, andare a fare la spesa, andare a fare shopping, che lui fa il bravo ragazzo. Comunque, adesso io tiro su tutto, finisco qui, anche perché voglio portare fuori Joy.
magari aspetto un'altra mezz'oretta e poi devo assolutamente andare all'Iper a prendere i miei pantaloni dalla sarta che li ho fatti accorciare. Poi volevo fare un giro da Stradivarius. Voglio andare da Eurospin perché ho finito la verdura e quindi voglio andare appunto da Eurospin a prendere un po' di verdura e ne approfitto visto che sono lì e prendo il detersivo che prendevo un po' di tempo fa, ma non andandoci mai ne approfitto, ecco, per fare un po' di scorta. Ho poca voglia stamattina, forse l'avete notato, ma dai Sabri, che ce la fai anche stavolta. Finalmente ragazze, riesco a presentarvi il Proscenic Q8 Max. È un potente robottino che è in grado di aspirare e di raccogliere qualsiasi cosa, capelli, polvere, forfora, allergeni e peli di animali, per chi come me ha un animalino, un amico a quattro zampe a casa. Pensate che questo robottino, quando esaurisce la batteria, è in grado di tornare autonomamente alla base e di ricaricarsi e, pensate, udite udite, ritorna a pulire da dove aveva lasciato. La sua modalità di pulizia a zig zag fa sì che possa lavorare fino a 200 minuti e pulisce una superficie di 230 metri quadrati. Rileva ogni ostacolo. Adesso qui vi farò vedere anche come è in grado di fare un lavoro proprio minuzioso tra diciamo, una sedia e l'altra, e tra le gambe delle sedie. Lo potete vedere da questa clip. È in grado di pulire bene sotto i mobili, visto che è alto 9,7 cm ed ha un diametro di 32 cm. Quindi, come vedete bene, riesce ad aspirare tutto, capelli, come in questo caso vedete raccogliere all'interno del mio bagno, peli, come vi dicevo prima, polvere. È un robottino che può realizzare fino a 5 mappe, quindi se avete case su vari piani, voi lo potete tranquillamente spostare da un piano all'altro perché lui memorizza il perimetro della vostra casa. Realizza una mappatura in meno di 15 minuti e come vedete lui aspira anche sui tappeti. Una volta terminato la sua pulizia, torna autonomamente alla sua base e si pulisce da solo. E si ricarica. Volevo dirvi che questo robottino è in grado di lavare e aspirare contemporaneamente, ma può anche solamente aspirare senza lavare. Vi lascio tutto in info box, tutte le info e gli sconti che l'azienda mi lascia per voi. Eccomi ragazze, sono pronta, mi sono già lavata, mi sono fatta la doccia, mi sono pettinata. Joy vuole uscire, amore mio, ma sta piovendo, adesso aspetto ancora un po'. Ho fatto queste pseudo onde con la piastra perché comunque stasera rifaccio la doccia e voglio assolutamente lavarmi i capelli. E ho preferito fare adesso, tanto che il robottino sta andando, così dopo lui, il robottino, mi passa anche nel bagno, visto che io quando mi pettino perdo un po' di capelli, ne approfitto così. Me le aspira lui e io devo solamente, oh, c'è un capello nell'occhio, devo solamente dare lo straccio. Infatti sono piena di capelli e mi sono messa questo profumo qui che io ho preso da Saponeria o Acqua e Sapone, mi sembra, sì, Rose Rebel. Ragazzi, è buonissimo, davvero. Ecco qui il robottino. È davvero buonissimo, costa poco ed è fantastico. Allora, ragazze, io e il mio ometto siamo andate a fare un giretto, fa anche rima. L'ho pulito bene, 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 così è tranquillo. Ho fatto tutti i suoi bisogni, ho chiuso tutto. Adesso vado, ho lasciato lui perché comunque quando torno voglio pulire un po' il terrazzo, un po' fuori dal terrazzino piccolo. Di solito faccio così: una volta che ho pulito tutto a casa, prima di buttare l'acqua, perché tanto è pulita, ragazze, io pulendo tutti i giorni è pulita. Finisco di sporcare e soprattutto il rotomop, lui.
Oh, non mi viene il nome, comunque la parte bianca, pulisco, finisco di sporcarla con il terrazzo e poi butto tutto in lavatrice. Su Instagram mi chiedete sempre di questo anello, ma credo di avervelo detto in uno degli ultimi video, è un anello che io ho preso a Cesena in una banchetta. Adesso sabato quando torno, perché sabato mio marito vuole andare a Cesena, vuole, ve l'ho detto già, a prendere un altro profumo in quel negozio, intanto qui ho messo giù tutto, che si chiama Equivalente, una roba del genere, e ci sono le bancarelle, faccio comunque un giro, adesso vedo, ma non lo so, quando arriva l'inverno non è più come il periodo estivo che ho voglia di comprare collane, amo di più gli anelli e i braccialetti, ma al momento non sono in quella fase lì. Braccialetti ho i miei soliti Kidult, qui ho l'elastico che me lo porto sempre dietro, mi sono già sporcata. E collanine ne ho, poi ho sempre questa qui della Happiness, e come anelli mi piace molto questo e basta avanza. Borsa, sempre lei, ormai vado sempre avanti con lei, e vado a prendere i pantaloni, così me li lavo, questo weekend spero di riuscire a indossarli. Ho dei capelli, ragazze, che guardate già dove mi arriva la frangia, se vi ricordate l'avevo tagliata pochissimo tempo fa, ma in questo periodo mi si sono allungati tantissimi i capelli. E poi faccio un giro e vado assolutamente da Eurospin, e non mi sono scritta nulla, quindi sono certa che quando esco mi dimentico la metà delle cose, però vado con calma, visto che sono da sola, faccio un giretto e spero di non dimenticarmi nulla. Allora, adesso vado, la mia casina è tutta profumata, tutta pulita, e che cos'è? Non ho messo giù bene questo qui, tutta pulita e basta, vado, gioia amore mio, arrivo subito. Sono rientrata, ormai mi facevo male con il bastone. Ah, allora, fa caldissimo fuori, non si capisce più un H. Comunque adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Sono stata da Eurospin, sono andata a fare un giro da Stradivarius e da H&M, ho visto delle camicie molto carine da H&M, magari ci vado questo weekend insieme a stavo per dire Joy, insieme a Robby. Adesso non avevo voglia di entrare, spogliarmi e misurarle, poi ne avevo vista una molto carina anche da Stradivarius a righe beige e bordeaux, perché quest'anno va tantissimo il marrone, io sono in fissa quest'anno con il marrone scuro e il bordeaux, però non ho, cioè quello che ho visto io da H&M era sul bordeaux, e invece io preferivo prenderla marrone, ma al momento marrone non ho trovato nulla, marrone bello, bello intenso, bello strong. Allora, prima di tutto vi sistemo qui vicino ai piatti che sono puliti, eh. Allora, prima di tutto sono andata a prendere il mio pantalone. Potevo farmelo lavare e stirare, non è né lavato né stirato, ma loro sono molto carini che lo sistemano qui. Pensate che ha ancora l'etichetta, adesso io guardo bene come bisogna lavarlo e me lo lavo da sola, sperando di non fare dei guai. Comunque me lo lavo alla rovescio, qui non c'è neanche l'etichetta di come lavarlo, no, è qui all'interno comunque. A 40 gradi, quindi dopo me lo lavo a 40 gradi e butto per terra e basta. Allora, invece da arrivo, eccomi ragazzi, nel frattempo mi sono già legata i capelli un po' così con l'elastico che avevo al polso, perché tra un po' devo preparare il pranzo e preferisco avere i capelli legati. Allora vi faccio vedere che cosa ho preso prima di tutto da Eurospin. Qua ho preso due cavolate, ho speso 16 euro, molto bene, molto, davvero molto bene. Allora, ho preso una pagnotta di questo pane qui, è una pagnottina così, ce l'ho già, non devo stare a scongelare il pane stasera, sono certissima che quello è un pane decongelato e cotto. Poi ho preso della zucca fresca, perché dopo voglio fare un po' di pasta con la zucca, e quella che rimane eventualmente la congelo, non ho trovato quella già congelata, ho detto la prendo questa. Poi ho preso due pacchi di insalata, questa qui l'iceberg,
Sapete che io quando ho fretta utilizzo lei e la lavo con il bicarbonato. Poi ragazzi, ho preso una confezione di cicche o gomme da masticare, non le avevo mai viste alla stevia, le provo e poi vi dico. E poi ho preso una confezione di yogurt greco bianco, perché dopo, se riesco a trovare una ricetta nel Bimby semplice, dove ho tutti gli ingredienti per fare una ciambella, la faccio con lo yogurt. Eventualmente la ricetta semplice, che poi faccio sempre io, da fare con il Bimby, non mi richiede lo yogurt. Questo qui lo mangiamo la mattina, tanto non sono due. Poi ragazzi, ho preso questo qui, sapete, per chi mi segue da tantissimo tempo sa che questo è uno degli ammorbidenti che amo di più alla Lidl, scusate, da Eurospin, ma proprio questa profumazione qui, che è profumo di vaniglia. Questo mi piace tantissimo e l'ho preso. Ogni tanto quando vado da Eurospin lo vedo e lo prendo. Poi ho preso una confezione di latte proprio per il dolce, che voglio fare oggi. Oggi penso di, non so se vado ad allenarmi perché ho voglia di stare a casa. Poi ragazzi, ho preso questo weekend, sapete che abbiamo avuto i nostri amici, però la mia amica Silvia, maestra d'asilo, me l'aveva già detto un po' di tempo fa. Mi ha detto: Sabri, prendi il prodotto per i vetri dell'Eurospin con ammoniaca, perché è favoloso. Ha detto: io ne ho provati tanti, anche lei al piano induzione come il mio, con la cappa integrata. Ogni volta che io utilizzavo il prodotto per i vetri mi lasciava l'alone, questo qui no. E niente, l'ho visto e l'ho preso a 1 euro e qualcosa, quindi lo provo e poi vi faccio sapere. Poi finalmente, dopo tanto tempo, ho ripreso, perché poi mi dimentico di andare magari nel weekend a fare una bella scorta di detersivi. Non lo faccio più, adesso ne ho al massimo due come detersivi in uso. Ho quello che utilizzo momentaneamente per la lavatrice e uno di scorta, però visto che ero lì, ho ripreso lui, che secondo me è uno dei detersivi migliori che c'è in commercio, almeno da che mi ricordo. È buonissimo, secondo me è un dupe di un Dixano, di un Dash, non lo so, a parte la profumazione, e io lo adoro. Questo qui proprio l'elimina odori, anche a 30 gradi. Mi piace tantissimo, anche utilizzando lui senza l'ammorbidente o il profumatore per i panni. Il suo profumo si sente tantissimo e quindi l'ho preso 3,79 euro. Poi ragazzi, sono andata, no, poi ho preso anche un'altra cosa, sì, la mia amata BB Cream. L'ho presa perché non volevo prenderla sinceramente, perché sapete che ne ho una che ho quasi terminato di BB Cream, e ho un fondotinta della L'Oreal che è a metà. Ho detto: voglio finire queste e poi mi compro di nuovo la BB Cream dell'Eurospin, perché a me piace tantissimo. Però ho visto che c'era prima di tutto il medio scuro, perché non si trova mai, e poi era in offerta. Infatti ho fatto anche una storia su Instagram proprio per dirvelo, perché in tanti le ho usate, invece di 3,79 era in offerta a 2,99. L'importante è tenerla chiusa, quindi può star lì anche per gli anni, per un po' di anni. Poi sono passata da Casanova. Ho visto che fuori c'erano esposte delle cose rosa, bellissime, delle tazze stupende, solo che quella che piaceva a me non l'ho presa, cioè non l'ho presa, non c'era, e niente, ho detto: beh, vabbè. Alla fine ho fatto un giretto e due o tre cose mi sono scappate. Prima di tutto ho preso queste federe per il letto, invece di 8,90 4,90, che ho già in mente di adattare due copripiumini che ho. Mi piace questo colore quest'anno, e niente, quando le ho viste poi in offerta me ne sono innamorata e le ho prese. C'erano un sacco di copripiumini carini in offerta, però ho detto: dai, ce li ho, lasciamo stare. Poi ragazzi, ho preso, come potevo non prendere, delle tazzine, ma dai, ma come? Sì, delle tazzine del caffè, vuol dire che tu sei pazza. Sì, ci può stare.
Sì, sono pazza. Però comunque io prendo 3 caffè al giorno più uno alla sera d'orzo, quindi 4. Mio marito ne prende 1/2 al giorno e niente, le tazzine si sporcano e poi a me piace proprio, lo sapete, come vi ho detto anche su Instagram, infatti in tantissime di voi mi avete detto Sabri, è anche per me una grande passione, quindi non ti sentire stupida perché tante di voi le collezionano. E poi, come mi ha detto una di voi, io mi ricordo tutto quello che mi scrivete, che vi ho detto: guarda Sabri, io tempo fa sono stata seguita da uno psicologo, la prima cosa che mi ha detto è di non giustificare ciò che fai, fallo e basta. Ed hai ragione, ed hai ragione. Allora, ho preso queste 2 tazzine perché le ho viste. Prendendone 2, la seconda si pagava la metà. E quindi cosa fai? Non le prendi? Costano poco, eh. Allora, sono 2, la prima che ho scelto è questa qui, veniva 2,50 euro. Vediamo sotto cosa c'è scritto. Niente, 2,50 euro e l'ho presa. E prendendo la seconda conveniva, la seconda l'ho pagata la metà, quindi 1,25 euro. La prima che ho preso è buongiorno, caffettino. Cioè, questa non poteva essere non mia, perché lo dico sempre, caffettino è carinissima. Infatti adesso la metto qui nel lavandino, così la lavo e dopo prendo il caffè con quella lì. La seconda invece, adesso tolgo l'etichetta da sotto perché non mi piace, è diversa, cioè la prima non ha l'impugnatura, ciao amore. La seconda invece, questa qui che ho scelto, ha l'impugnatura. Ed è questa qui, c'è scritto: ho bisogno di caffeina. No, vabbè. Troppo carina. Questa qui l'ho pagata 1,25 euro. Poi ho visto un bicchiere per mio marito. Adesso stasera gli faccio una bella sorpresa. L'ho pagato abbastanza. Ma siccome lui la sera ogni tanto gli piace bere la birretta, anche ieri sera abbiamo preso la pizza e ha bevuto la birretta, gli ho preso un bicchiere. Questo è il suo. E stasera gli faccio la sorpresa, lo lavo, amore, non è a parte, adesso mangiamo perché anch'io ho una fame bestiale, sono già le 11:15 e il bicchiere è questo qui, guardate che carino, pausa, birretta, ma no, vabbè, gliel'ho preso, veniva a 6,90. Allora ragazzi, già questo video ho già visto che è lunghino, adesso io stendo la lavatrice, mi preparo un po' di pappa e do la pappa anche a Joy e poi magari facciamo il dolcino insieme. Allora ragazzi, sto cuocendo la zucca. Ultimamente sto utilizzando un sacco di spezie. Qui ho messo il curcuma, non so se ci azzecca qualcosa, però mi piace tanto. Adesso magari tolgo il coperchio in modo che evapori un po' l'acqua, gliene ho messa troppa. E dopo la schiaccio. E come proteine pensavo di, non lo so, di metterci, non lo so. Sinceramente mi andrebbero le scaglie di grano. Di grana, scusate, tagliate a fettine, poi ho anche della rucola, ma così, un piatto un po' così particolare. E qui c'è l'acqua che naturalmente deve iniziare a bollire. Si è appannato il pranzato. Alla fine sono andata a metterci fiocchi di latte. Mamma mia, mi piacciono troppo. Io quando divento matta, quando mi piacciono le cose, faccio fatica a non mangiarle. Comunque, la mia solita metà perché è tutto, non riesco a mangiarlo. La zucca, ragazzi, è venuta buonissima. Io di solito non uso metterci il dado. Voi potete, eventualmente, lo sapete anche meglio di me, metterci magari un metà dado, ma io lo uso mai, mai. Preferisco adesso come adesso utilizzare le spezie perché mi piacciono da morire. Le spezie fanno molto bene, si utilizza magari meno sale all'interno dei cibi che si stanno preparando. Nel frattempo io mi sono messa il pigiama di sotto, ragazze, perché oggi ho deciso di non andare ad allenarmi, voglio proprio star lì sopra, guardate, star lì sopra fino a un certo orario, poi mi alzo, ho tirato fuori anche il macinato, così faccio anche le polpette, le congelo per i prossimi giorni perché i prossimi giorni lavorerò tantissimo. Poi ho tirato fuori anche il branzino, così lo preparo stasera, insomma.
Diciamo che dalle 4 in poi ho un bel po' da fare, ma adesso voglio proprio rilassarmi e sul divano, porto fuori Joy un po' più tardi e relax. Adesso metto su anche la lavatrice dei miei pantaloni e poi vado avanti con le lavatrici. Alla fine ho messo su l'asciugatrice perché è fuori. Pioggia, sole e ho paura che non si asciughino, anche se non so come mai, ma non la sento più andare l'asciugatrice, non credo che l'abbia già finita. Cos'è successo? Non mi far arrabbiare perché sennò va a finire male, va a finire molto male. Comunque ragazzi, adesso prendo il mio caffettino, ho lavato anche le tazzine, quindi lo prendo nelle tazzine nuove, così lo faccio vedere anche alle ragazze di Instagram. Alcuni mi avete mandato le foto che avete trovato non proprio simili, perché me lo chiedete sempre, sempre, sempre ragazzi, purtroppo io non so dirvi dove si trovano queste tazzine, ma alcune di voi le hanno trovate a Lupi, mi sembra, non uguali, però con lo stesso personaggio di Snoopy, e mi avete mandato le foto e io sono strafelice perché siete dolcissime. Se niente, alla fine vado ad allenarmi, è 1:15 e vado perché ho mangiato la zucca. Io ho notato che quando mangio la zucca dopo mi si gonfia la pancia, ma proprio tantissimo. Guardate, oh, mi fa anche male. Poi ho, diciamo, i cambi di stagione per chi soffre di colon. È tremendo, infatti ho iniziato a utilizzare il Normix e devo cercare di eliminare i latticini, però mi piacciono talmente tanto, ma si vede che un'unione dei latticini con la zucca mi ha riempito, cioè mi ha gonfiato proprio la pancia, e io quando ho la pancia gonfia vado a camminare, poi faccio una camminata molto molto veloce, faccio circa quei 6 km e quando torno a casa ho la pancia che non dico piatta, però la sento molto più sgonfia, quindi devo assolutamente andare, mi prendo coloretta e poi quando torno, ripeto, mi faccio la doccia e faccio il dolce, così magari ve lo faccio vedere ma finito nel corso d'opera, altrimenti questo video è lunghissimo. Niente, vado e ci aggiorniamo dopo. Ho fatto, guardate già la pancia, ci stavo guardando adesso, una differenza enorme, a me fa sempre così, quindi quando avete la pancia gonfia fatevi un 50 minuti di camminata e vedete la differenza. Poi ci sono anche degli esercizi da fare sul letto che aiutano proprio a sgonfiare, cioè dovete sdraiarvi, poi portarvi la gamba al petto, fate a ripetizione per 10 volte, quindi sarebbero 20 volte e 20 volte, proprio sdraiate sul letto, vi portate la gamba a ripetizione, prima la destra, poi la destra e la sinistra, per farne 20. Questo aiuta tanto, davvero tanto, a sgonfiare la pancia, si butta fuori l'aria, è una cosa naturale. E basta, adesso io porto fuori lui, poi mi faccio la doccia, mi lavo i capelli alla fine perché ho sudato, mi strucco, mi lavo i capelli, così sono le 2 e nel frattempo che cucino mi guardo anche Uomini e Donne. Allora, adesso faccio la ciambella all'acqua con il bimbi, perché ho guardato un po' varie ricette e la doccia. Siccome volevo qualcosa di leggero, in modo che lo posso mangiare anch'io la mattina, quella all'acqua era quella proprio più leggera. E quindi niente, ci addentriamo nella preparazione della ciambella.
qui, ciambella all'acqua, inizia a cucinare, preriscaldare il forno a 180, ho già fatto. Avanti, ungere lo stampo, io ho già unto e ho messo un po' di farina all'interno perché io per le ciambelle adoro questo. Questo mi è stato regalato dalla mia mamma. Avanti, posizionare la farfalla che non ho Ho preso. messo le tre uova nel boccale, mi dice avanti lo zucchero. Il bello è che nel bimbi c'è già la bilancia. Sta mescolando le uova circa per 5 minuti. Cioè, io adesso lo sto facendo con il bimbi, ragazzi, ma si può fare tranquillamente anche con le fruste elettriche, cioè benissimo, adesso vi dico le quantità di ingredienti da mettere all'interno, ma si può fare tranquillamente anche con altre cose. Una volta mescolate le uova e lo zucchero, mi dice di mettere 130 grammi di acqua. Messa l'acqua, 120 grammi di olio di semi di arachidi, ma io non ho, metto l'olio extravergine di oliva. Per ultima cosa, credo, mi dice di mettere la farina 00, ragazzi. Siccome io avevo questa che volevo terminare ed è la 0, niente, proviamo e speriamo bene. Adesso deve cuocere nel forno per 40 minuti. Ho impostato addirittura il timer del bimbi. Ragazzi, ho anche sporcato il forno. Brava, brava Sabri. Comunque questo è un forno che si può pulire anche da solo, ragazze, però consuma tantissima luce. Ce l'abbiamo da quasi un anno e credo che sia arrivato il momento di farlo pulire automaticamente. Eccola pronta, devo solamente aspettare che si raffreddi bene bene e poi la rovescio e vado a metterci lo zucchero a velo, così per domani mattina la mia famiglia ha la ciambella. Ora ragazzi, io nel frattempo ho fatto un po' di piastra, ho messo su il caprone, come lo chiama mio marito, l'ho tirato fuori perché ho un po' di freddo. Adesso magari con il forno aperto, così lo faccio raffreddare un po', si riscalda anche un po' la casa. Allora ragazzi, io nel frattempo ringrazio l'azienda che mi ha mandato gratuitamente questo bellissimo prodotto. Io vi dico che mi sto trovando bene, è già più, sarà una settimana che ce l'ho, che lo sto provando tutti i giorni. Come vi ho detto nelle clip di prima, può anche lavare, aspirare contemporaneamente e quando va nella sua casetta si svuota tranquillamente, svuota l'immondizia, cioè l'immondizia, la polvere. Lo sporco che ha raccolto durante il suo percorso. Quindi grazie alla Proscenic per avermi contattata. Sono stata molto contenta di collaborare con loro. Io ragazzi vi mando un bacione, mi metto a preparare le polpette, non sto a farvele vedere, tanto ve le ho fatte vedere tantissime volte. Ho anche paura che questo video sia un po' lungo, quindi perdonatemi, cercherò di fare dettagli se riesco, altrimenti ci saranno dei video un po' più lunghi e altre volte video un po' più corti. Mi raccomando, fate le brave e se vorrete, sempre solo se vorrete, vi aspetto qui al prossimo video. Vi voglio bene. Ciao, amiche mie.